con questa emulsione, che in realtà non è un'emulsione ma è solamente una soluzione colorata, si otterrà una fotografia, quindi la luce a girare ci darà l'immagine finale. Il procedimento è semplice, basta prendere dei petali, in questo caso abbiamo questi, oppure si possono prendere anche foglie, questi sono taggini, ci vogliono anche magari due settimane a disposizione del sole. Questo invece ho visto che sotto un sole molto forte, un colore riesce a fare qualcosa. Qui non so se otterremo qualche risultato, ma comunque lo vedo. O altre prove che ho fatto io, quello che fa vedere. Vabbè, ho provato l'uva, però sì, ho provato il vino, sì. Dopo vi faccio vedere i risultati, col vino si funziona abbastanza. Però il problema è appunto quello, è proprio la triturazione, perché se tu lo trituri diventa marrone in quel caso. Ma ho provato quella vitis vinifera. Quella lì non è vitis vinifera e quindi non si può chiamare vino. Ed è meglio sintetico, secondo me, perché non assorbe il colore. Se tu usi il cotone, invece il cotone si assorbe e quindi ti vai a perdere poi tutto quanto. Adesso ne hai preparato per farlo, erano 10 minuti. Sì, un pezzettino piccolo. La particolarità del tagete è che se, avrei voluto prepararlo a casa e portarlo già pronto. Il problema è che gelatinizza e quindi poi non riesco poi a recuperarlo abbastanza liquido da poterlo stendere. Come vedete, in questo modo è semplicissimo da strizzare. Fatelo con il mirtillo. L'ho fatto con il mirtillo, sì, sì. Dopo c'è mesi. Però io mi aspettavo un risultato bellissimo con il mirtillo. No, è quasi quasi nero. Ma non mi è venuto. Allora. Ma ci piace un po' di acciaio. Adesso vedete. No, quello poi ce n'è a casa da sbrogliare, c'è da accendere. La stesura è semplicissima, come dipingere. Si può fare anche di immersione, nel senso voi preparate un piatto abbastanza grande, immergete. La carta è? Questa è una carta, secondo me. Una carta cottore. No, se parliamo del supermercato. Quindi è bella. Sì, sono tagliati quelli proprio gialli, con un bel tono arancione. Molto simile alla carota, ecco. La cucina dà sul verde, dà un pochino come questo. Il zafferano invece ha un colore molto bello, aranciato, ma diventa molto costoso. Perché non mi piace più di andare a comprare e provare. L'idea era proprio lì, ce l'ho in casa e lo faccio a uso. Passiamo. In qualsiasi modo è. Ah, quindi asciughi un pochino e dai l'altro strato. Sì, sì, sì. Non so se ce la farò fare, perché... Allora, naturalmente abbiamo il tagete. Questa la vedo, l'ho scaricata poi da internet. Non si vede niente. Ah, scusate. Basta metti le mani fuori che c'è il fondo bianco dietro. No, c'è dietro, guarda, metti fuori così. Questo è positivo. Questo è positivo, eh sì, per forza. Eh sì, certo. Ti giri un attimo di qua che ti riprende. Certo. Anche quella è bellissima. Semplicissimo, si mette sopra. Con il cui lo lasci qui, lasciamo la luce là. Ma hai fatto le prove con l'artificiale? Sì, guarda, una settimana intera lì così. Mi sono abbronzata io, questo piccolo. Dai, gira le ultime. Paola, quello è il mirtillo? Aspettati che diventi rosso se lo metti in acido acetico. Infatti, vero? Speriamo.